150 studenti provenienti da 22 licei tra classici e scientifici di ogni parte d'Italia per la vincente sfida del certamen. In questo caso Mutiscienze, perché a Modica, di cui la competizione, una sfida sul latino, non poteva non recuperare la vecchia radice etimologica proprio nella lingua dell'antica Roma. Tre prove in tutto, per i più giovani, secondo e terzo anno del quinquennio liceale, la traduzione di un brano dal latino con commento. Per gli studenti del quarto e quinto anno, una traduzione dal latino con commento e la redazione di un testo argomentativo a partire dai brani di civiltà classica. Tema di questa edizione, la nona, la natura, ambiente e animali. Ovviamente sullo sfondo il dubbio che fa sempre capolino è: ma studiare una lingua morta a cosa serve? L'iniziativa del certamen, la gara, beh, è fondamentale intanto perché purtroppo si sta perdendo queste competenze, tutte queste si stanno purtroppo, c'è poco da fare. E poi perché io trovo che è anche pedagogicamente interessante l'idea di questa competizione, perché non, la competizione eccessiva è sbagliata, ma un minimo di apprendimento al fatto che la vita è questo in fondo, no? Mi sembra molto importante, quindi credo che sia molto bene che si fa. Il latino non è affatto una lingua morta, noi parliamo una continuazione del latino. Ci sono stati dei cambiamenti attraverso i secoli e parlavo proprio l'altro giorno, vede, mi fa una domanda, ne ho parlato con, parlavo con un grande linguista, Emanuele Banfi. Emanuele Banfi mi ha detto, si arrabbia moltissimo a sentir parlare del latino come di una lingua morta, perché giustamente dice le lingue si evolvono e questa è la lingua che parlavano i nostri antenati, con delle modifiche, ma è sempre quella, è fondamentale che noi continuiamo a parlarla. È chiaro che in un mondo in cui la tecnica e la scienza non ha il potere invasivo che è oggi, la sensibilità per l'ambiente naturale non è così sviluppata. È chiaro però che nel mondo antico convivono due grandi linee, due grandi tendenze. Ci sono due grandi tendenze, cioè da un lato c'è la cosiddetta linea prometeica, cioè l'idea di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi per darlo all'uomo, e l'uomo diventa il padrone delle tecniche e diventa in qualche modo il dominatore dell'ambiente che sfrutta e le cui risorse sono alla sua mercé. Dall'altro lato, però, c'è tutta una serie di cose che li allontanano e li distinguono da noi, che è l'idea che dietro ogni cosa ci siano gli dèi. Che i fiumi stessi siano degli dèi, che i boschi siano popolati da ninfe e che per esempio le vite animali debbano essere, l'uccisione degli animali insomma debbano essere giustificate attraverso rituali come per esempio il sacrificio. Cioè, il sacrificio ci dice che l'uccisione di un animale è sì qualcosa che rientra nell'universo della cultura antica, ma può rientrare soltanto dopo un rito, dopo una ritualità che ne marca in qualche modo l'eccezione. L'esistenza del sacrificio di fatto ci dimostra che l'uccisione di certi animali, non di tutti, cioè quelli prossimi all'essere umano, gli ovini, i bovini, i suini, ha bisogno del permesso degli dèi sostanzialmente. Questo in qualche modo li differenzia da noi. Per certi versi, per altri in realtà sono forse simili, forse troppo simili. Sono molto lieta di aver partecipato e di partecipare alla manifestazione del certamen di quest'anno. Sicuramente sarà per i ragazzi un'opportunità grande, non solo dal punto di vista proprio culturale, perché in qualche modo permette di riscoprire la bellezza anche della lingua latina e questa sensibilità che ci portiamo dentro e che dura un po' per tutta la vita, ma proprio anche per le opportunità formative che la manifestazione in qualche modo propone, e anche proprio lo spirito stesso, che è quello comunque di un gemellaggio. Infatti sono 22 le scuole che parteciperanno, e quindi non soltanto per i ragazzi, ma anche proprio per tutta la città di Modica è un evento abbastanza importante.